E salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Siete oggi ancora sul canale di Pringe Luca Tech in una posizione un pochettino diversa. Sempre qui al mio desk setup, ma mi piace cambiare, quindi fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate di questa posizione un pochettino alternativa. Ragazzi, come potete vedere qui ci sono due pacchi e oggi andremo a fare un velocissimo unboxing. È vero, sono solo due, ma all'interno ci sono davvero tantissimi prodotti. Quindi direi di non perderci in chiacchiere e di iniziare subito con questo primo pacco, che ha la facile apertura e noi la apriamo subito. E all'interno possiamo trovare, come potete vedere, tantissimi accessori. Allora, mettiamo tutto questo qui, se riesco a prenderli e a lanciare via questa scatola. Sì, ce l'ho fatta. Come potete vedere, questi sono davvero tanti, ma prima di andarli a spacchettare tutti, direi di aprire quest'altro pacco. Allora, questo non ha la facile apertura, ma spero di non distruggere il pacco all'interno. E ce la farò? Sì, dai. Cosa davvero difficilissima Amazon, che non fa tutti i pacchi con facile apertura. Vediamo se riesco con la forza. Sì, è stato altamente più facile. Qui c'è della cartaccia e qui sempre un pacco dello stesso colore, perché questa è un'azienda che ha deciso di mandarmi tutti questi prodotti e li ho lanciati via, ma sono tutti quanti qui. Come potete vedere sono davvero tanti e direi di partire con questo qui, che è il... no, anzi, partiamo con questo che è il più piccolo e sicuramente il meno interessante. Come potete vedere qui c'è la chiusura ermetica e qui all'interno abbiamo... piccolo manuale di istruzioni, ma è cartaccia e non ci interessa. Ah sì, ok, ricordo cos'è perché li ho richiesti io questi accessori. E qui abbiamo un caricatore per auto con due porte USB, come potete vedere, davvero interessante. Una veloce, una standard. La finitura è davvero bella perché è matta con questa gomma in soft touch. Beh, credo che la porterò in qualche video. Mettiamo tutto da parte e direi di aprire il prossimo pacco. Beh, vediamo qual è il più piccolo. Questo qui direi, no? Allora, qui non c'è nessuna chiusura particolare, quindi lo andiamo ad aprire direttamente in questo modo. E come potete vedere dalla scatola, sempre di Spigen, che è davvero curatissima, ragazzi, mi piacciono un sacco le sue scatole. Io ho già portato qualche video di qualche prodotto loro e vi lascio il link qui in alto a destra. E come potete vedere qui abbiamo un cavo. Un cavo interessante, perché mi può essere utile qui al mio desk setup, dato che è un cavo veramente molto lungo, non so precisamente quanti sono 2 metri, ed è un cavo dove abbiamo da un lato la standard HDMI con questo adattatore un pochettino grande, è vero, un punto a suo sfavore, e dall'altro lato la USB Type-C, quindi posso andare a collegare il mio MacBook o magari me lo porto in giro per altre occasioni direttamente o al mio desk setup, quindi al mio monitor o al mio televisore lì sopra. Quindi davvero un cavo interessante, soprattutto costruito molto bene con questa gomma, devo dire, abbastanza spessa, e magari se riesco ve lo porto in qualche video, altrimenti semplicemente qualche foto su Instagram. Qui abbiamo un altro accessorio, sì, direi di aprire questo, che è chiuso qui con le solite tacche di chiusura. Ho rotto un po' lo scatolo, ma vabbè, sti cavoli. Vediamo se riesco ad aprirlo velocemente. Sì, eccolo qui. Andiamo ad aprirlo. E questo è un altro accessorio davvero interessante. Sempre le scatole curatissime di Spigen. E qui abbiamo un caricatore a 2 prese. Questo per ricaricarlo dalla presa a 220 volt di casa. Qui c'è una pellicola intorno, ma la andiamo a eliminare immediatamente. Spero che riusciate a sentirmi, perché ho messo il microfono lì vicino al mio iPhone e spero che si senta abbastanza bene. Allora, questo è un bellissimo caricatore, anch'esso rifinito davvero bene per la parte. Qui abbiamo una plastica matta e da quest'altro lato abbiamo una plastica lucida. Sempre 2 porte, una a 2,4 A, l'altra con tecnologia che va a capire praticamente quanto amperaggio va a risucchiare il nostro smartphone. È davvero un prodotto consigliatissimo per l'utilizzo praticamente di ricaricare tutti i dispositivi con un unico adattatore. Poggiamo anche questo da una parte, togliamo anche qui gli scatoloni, li lanciamo via. E sì, il mio desk setup è abbastanza grande, quindi posso lanciare via i miei scatoli. E andiamo ad aprire quest'altro pacco, che se riesco ad aprire velocemente ve lo faccio vedere più nel dettaglio. Non ci riesco. Apertura difficile per questo pacco, perché è in plastica dura e quindi sicuramente è più complicato. Vediamo se riesco a tirarlo fuori. Non ci sto riuscendo molto bene. Forse è più facile da sopra. Sì, esattamente, più facile da sopra.
Ok, qui abbiamo una base di ricarica wireless che, ragazzi, è davvero interessante perché è super super sottile, quindi davvero snellissima. Non so se riuscite a vedere le sue dimensioni, ma è davvero piccolissima. E insieme ci danno anche un cavo in dotazione micro USB, USB type A normale, quindi possiamo tranquillamente attaccarla a questo alimentatore qui e facciamo davvero un bundle super interessante. Direi di poggiare anche questo di lato, magari dopo ve li faccio vedere in qualche immagine più carina, e andiamo ad aprire quest'altro pacco. Questo che... ah sì, questo è anche interessante perché potrei implementarlo in un video dedicato proprio per questi accessori. Allora, questo è una base per auto praticamente, una base per agganciare il vostro smartphone all'interno dell'auto. Come potete vedere, si avvita questa base qui, e per quanto ne ho capito, non ne ho capito tantissimo, ma praticamente questa molla qui che potete vedere in questa inquadratura va ad agganciarsi nella presa CD della vostra auto, e potete tranquillamente agganciarci tramite queste placchette che ci sono qui un smartphone, e dicono che è davvero resistente. Come potete vedere è davvero resistente, ma magari ve la porterò in qualche video dedicato. Appoggiamo anche questo di lato. Come vi dicevo, questo è un unboxing davvero veloce perché si tratta di una singola casa produttrice e non mi andava di fare un video molto lungo, soprattutto perché è infrasettimanale e non ho molto tempo da dedicare solo al videomaking. Ragazzi, qui abbiamo un altro prodotto interessante perché andiamolo ad aprire. Ok, scatola un pochettino più strutturata in questo caso. Ho creato un casino lì, magari dopo non vi faccio vedere perché è davvero un casino. Lancio le carte via. Qui abbiamo un cavo micro USB, direi altamente strutturato rispetto a quello di prima. E qui abbiamo un'altra basetta di ricarica wireless che mi può essere utile magari da... stavo per farla cadere. Mi può essere utile o qui sul mio desk setup o al comodino o in altre occasioni. Questa è un pochettino più spessa, più strutturata, però molto più carina dal livello estetico. Fast charge, quindi possiamo ricaricare i nostri dispositivi alla massima velocità. È davvero un prodotto interessantissimo. Appoggiamo anche questo di lato, anzi anche questo, e andiamo ad aprire l'ultimo pacco. Questo mi è arrivato con un giorno di distanza rispetto agli altri prodotti, quindi nessun problema per la spedizione, ma è arrivato con un giorno di differenza. E qui abbiamo un altro prodotto interessante che sicuramente implementerò qui sul mio desk setup. Allora, scatola sempre semplicissima. Qui abbiamo una placca di gomma che non so assolutamente a cosa possa servire, ma qui abbiamo un altro cavo micro USB. Beh, dalla fattura una cosa di mezzo, una via di mezzo praticamente tra le due basi che vi ho fatto vedere prima. Sì, perché anche questa è una base di ricarica wireless. Questa è un pochettino più strutturata, credo che questo gommino vada applicato qui sotto in modo da non andare a rovinare i vostri dispositivi, anzi la vostra scrivania. Qui dietro va attaccato il cavo micro USB di quello che vi ho fatto vedere prima, e questa ha la possibilità di appoggiare il telefono sia in orizzontale, quindi ricaricarlo in questo modo qua, che in verticale. Quindi per la scrivania è assolutamente un prodotto perfetto. L'ho scelto di colorazione bianco non perché loro avessero solo di questa tipologia, ma molti di questi accessori che trovate il link per l'acquisto sempre qui sotto in descrizione. Oltretutto sono davvero economici e sono di una fattura davvero incredibile, come vi ho già parlato nel video che vi ho linkato sempre qui in alto prima all'inizio di questo video. La fattura è ottima di tutti questi prodotti. Adesso magari faccio un po' di pulizia e ci vediiamo tra poco. Ed eccoci qui. Allora, ho risistemato il tutto, ho rimesso un pochettino a posto e ho eliminato tutte le scatole, almeno le ho nascoste perché dopo devo andare a rimetterle a posto. Allora, qui quindi abbiamo ricevuto da questa casa Spigen, che oltretutto ringrazio tantissimo per aver creduto in me e per avermi inviato tutti questi accessori. Tre basette wireless, un accessorio per agganciare il nostro smartphone all'interno della macchina, un caricatore per auto davvero fatto benissimo, ragazzi, non ho mai visto una fattura così bella, è davvero bello averlo in macchina, un caricatore a doppia porta e una HDMI USB Type-C. Quindi davvero prodotti fatti bene, ragazzi, ve li consiglio tantissimo perché sono dal prezzo davvero irrisorio, stavo per far cadere il cavo per terra, e sono fatti davvero una meraviglia. Bene, che dirvi, se il video vi è piaciuto lasciate un bel like, iscrivetevi al canale perché non faccio solo unboxing ma porto tantissime recensioni qui sul mio canale YouTube. Se non l'avete ancora fatto, commentatemi qui sotto per farmi sapere cosa ne pensate di tutti questi accessori. Io vi saluto e vi dico che noi ci vediamo domenica prossima, sempre qui, sul mio canale YouTube.